Entusiasta è il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, sulla prima seduta di Question Time della storia della città, dichiarando che una maggiore opportunità per i cittadini di partecipare all'attività amministrativa. Allo stesso modo il presidente del Consiglio Massimo La Porta, che si ritiene soddisfatto di questo nuovo strumento di comunicazione. L'obiettivo della serata, credo riuscita, sia quello di dare più informazione, più comunicazione, come tu giustamente osservata, ai nostri cittadini. È giusto farlo attraverso i consiglieri comunali, che sono quelli deputati, insomma, al controllo, quindi è giusto che siano loro che mettano e cercano di mettere a nudo gli eventuali problemi o gli eventuali chiarimenti che l'amministrazione comunale può ingenerare nella sua azione, perché possono esserci tante cose fatte che magari non sono chiare, quindi l'occasione di spiegarlo è un'ottima occasione per noi per far capire anche il lavoro che tutti i giorni, insomma, noi svolgiamo. Quindi ritengo sia uno strumento positivo, mi auguro sia utilizzato bene e credo sia, ripeto, un modo positivo per fare migliore comunicazione. Mi auguro che i consiglieri frequentino di più però il question time. Oggi solo alcuni hanno utilizzato questo strumento, probabilmente perché è la prima volta, ma mi auguro che nel tempo siano più copiose le richieste e maggiori i richiesti di chiarimento. Quindi l'aspettativa è che si prosegua sempre meglio e, come dire, per noi è buono poter raccontare quello che facciamo. Molto spesso infatti capita che il gran lavoro che viene fatto negli uffici non viene trasmesso bene all'esterno, quindi è bene che si sappia tutto il lavoro che si fa. Sindaco, una curiosità, il consigliere Agostino Abate, promotore del Question Time, insomma, oggi non presente alla prima seduta, secondo lei perché? Bisognerebbe chiederlo a lui, comunque lo aspettiamo per la prossima volta. Si è fatta un'idea? No, la verità non ci ho proprio pensato, insomma, credo che sia magari un giorno che è impegnato, quindi per questo non è venuto, ma non vedo quale possa essere altro motivo, insomma. Sono sicuro che la prossima volta ci sarà. Ad Agropoli finalmente riusciamo a dare un ulteriore strumento ai cittadini che vogliono partecipare alle attività politiche amministrative della città. Grazie anche alle minoranze, in particolare al consigliere Agostino Abate, che è stato proponente di questa iniziativa che subito come Presidente del Consiglio ho voluto portare alla Commissione Statuti e Regolamenti, la quale l'hanno licenziata e portata in Consiglio Comunale. Si è avuto oggi un regolamento che ci consente di poter svolgere un'attività nuova per la città ma in uso in altri comuni. Come mai secondo lei il consigliere di minoranza Abate, che tanto ha voluto questo appuntamento, alla fine poi non si è presentata alla prima seduta? Non lo so, non ho avuto modo di incontrare il consigliere Abate. Ricordo bene che per un suo dubbio la delibera consigliare che poi ha fissato il regolamento di Question Time, lui ha votato contrario perché aveva dei dubbi, delle perplessità. Stasera da casa ha potuto verificare che quei dubbi credo che non ci siano e mi auguro che per le prossime volte il consigliere Abate sarà presente al Question Time.